Brick Grass Generation, il fascino del brick, la forza del grass porcellanato. Ceramica rondine, italiani per stile. A Formigine, in via Matteotti all'angolo con Piazza Italia, Pinti vi offre le migliori specialità di pesce. Convenzioni con le aziende. Buonasera. Dal carcere arriva la lettera di scuse da parte del 21enne che il mese scorso, insieme ad un complice di 31 anni, aveva aggredito una ragazza in via Indipendenza. Dopo il furto, il giovane era riuscito a scappare, ma le forze dell'ordine lo hanno rintracciato grazie alla geolocalizzazione del cellulare. Ora il 21enne, oltre a chiedere perdono alla vittima, ha deciso di risarcirla. Il giudice, commosso, ha disposto la scarcerazione e i domiciliari. Il comune ha deciso di stanziare oltre 30.000 euro per il rifacimento della pavimentazione della scuola dell'infanzia Sant'Agostino, dopo le varie richieste da parte dei genitori e dei dirigenti scolastici. Il progetto definitivo è stato realizzato da SGP, la quale si occuperà di scegliere la ditta incaricata per i lavori. La biblioteca Leontin rimarrà chiusa durante la settimana. La riapertura al pubblico è prevista per lunedì 20 agosto e saranno ancora in vigore gli orari estivi. Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e chiusura al sabato. Ed ora passiamo allo sport. Ottimo inizio per i neroverdi che hanno chiuso la gara di Coppa Italia contro la Ternana 5-1 grazie alla doppietta di Berardi e ai gol di Boateng, Duncan e Magnanelli. I dettagli nelle interviste. Roberto, una gara che a 8 giorni da quella con l'Inter ti dà anche qualche indicazione in più rispetto al mese che avete lavorato tutti insieme? Sì, indicazione principale che mentalmente ci siamo, perché oggi, così come dimostrano i risultati delle altre, era una partita difficile anche contro una buona squadra che, se non la prendi con il piglio giusto, rischi di fare anche brutta figura. Invece da quel punto di vista siamo stati perfetti, atteggiamento perfetto. Fisicamente ci siamo, qualcuno più indietro tipo Sensi, tipo Boateng, tipo Lirola, perché hanno saltato qualche... Lirola viene da un infortunio, Sensi e Prince avevano saltato qualche giorno di preparazione e dobbiamo alzare la preparazione, dobbiamo alzare un po' la velocità della palla, dobbiamo prendere meno pericoli e stare più attenti, però queste sono cose che vengono anche un po' con un po' più di tempo. Poi c'è la difesa nuova questa sera. Sì, tra l'altro un giocatore forte che è Magnani, ma che l'anno scorso faceva la Serie C, e Ferrari che è un giocatore molto forte, che però magari va in forma un pochino più tardi rispetto agli altri per struttura, per stazza. E i terzini sono bravi, il portiere è bravo, quindi sono contento. Basta vedere i giocatori di qualità quando si divertono, vuol dire che si sta giocando bene. E io quando parlo sempre spesso di divertimento non è per andare al Luna Park o andare a scherzare, è perché il talento, se trova anche il divertimento in quello che fa, riesce a esprimersi al meglio. Adesso l'Inter è un livello diverso rispetto all'avversario che abbiamo trovato stasera e che abbiamo trovato fino a questo momento. Il percorso poi subisce non per forza una crescita costante. Alcune volte può essere che si stoppi un po', che si fermi il miglioramento e poi riparta ancora in maniera più violenta. Sicuro prepariamo la partita per giocarcela e per fare il risultato, sapendo che non potremo essere al 100% né fisicamente né a livello di conoscenze di gioco, però è una cosa fisiologica questa. Io quando parlo che ci vuole un po' di tempo non lo chiedo perché non penso di poter far bene adesso, ma penso che per conoscerci meglio serva un po' più di tempo necessario
a quello che servirà magari tra 3, 4, 5 mesi. Cambia qualcosa in difesa? Come vi siete trovati con i due nuovi? Oh, diciamo che loro si stanno ambientando abbastanza bene, dobbiamo dargli una mano noi vecchi e cercare anche di aiutare loro, ma penso che si stanno inserendo abbastanza bene e come squadra stiamo migliorando. Anche davanti ci sono due nuovi su tre? Anche davanti stiamo cercando di fare le cose meglio e cerchiamo di fare più gol possibile. Poi uno di questi gol se lo fa il capitano? È ancora meglio, perché lui dà un equilibrio alla squadra, ma si fa anche gol lui e ci dà anche delle belle soddisfazioni. Penso che oggi la squadra era ben messa in campo e abbiamo cercato di fare quello che ci ha chiesto il mister e alla fine ci è andata abbastanza bene. Penso che la partita con l'Inter è una partita diversa, è la prima giornata, quindi dobbiamo cercare di iniziare nel miglior modo possibile, cercando di mettere in difficoltà una squadra che penso che aveva fatto dei buoni acquisti e ha migliorato ancora la rosa, quindi non sarà facile, ma comunque noi dobbiamo essere pronti per tutto. A proposito di ritmi elevati, il primo tempo più forte, il secondo tempo anche per il punteggio che c'era siete andati un po' meno forte. Sì, il primo tempo abbiamo spinto forte, il secondo tempo sì, anche per il risultato forse, ma anche soprattutto penso per le condizioni del campo, per l'umidità, il caldo che c'era. E comunque può essere anche una nostra tattica, che per riposare possiamo tenere la palla e quindi gestire meglio le forze. Boateng, che fa il centravanti Boa? Ah, ci aiuta molto, perché è un giocatore a parte molto forte, che tiene la palla, vede il gioco, ci permette di salire e ci permette di rimanere, di tenere gli equilibri. Grazie per essere stati con noi anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto, vi diamo appuntamento a domani, buona serata. Brick Grass Generation, il fascino del brick, la forza del grass porcellanato. Ceramica rondine, italiani per stile. A Formigine, in via Matteotti all'angolo con Piazza Italia, Pinti vi offre le migliori specialità di pesce. Convenzioni con le aziende.